Buongiorno a tutti. Oggi voglio parlare di corde per archi, di cordini per archi, e voglio fare una distinzione tra i filati antichi, quindi il lino, e i filati moderni, quale per esempio può essere il Dacron B50. Diciamo che questa è una prima prova a quella che poi sarà prova su carico di rottura, prova di velocità, eccetera, eccetera, quando avremo modo magari di uscire e di provare tutto su un campo aperto. Voglio fare una distinzione, voglio vedere il fattore di allungamento, voglio vedere la durezza della corda, voglio dare le mie impressioni personali a quello che può essere un filato naturale con un filato sintetico. Bene, per prima cosa andiamo a capire la differenza tra filato naturale e filato sintetico. Come filato naturale, ovviamente, in questo caso usiamo il lino, anche se per gli archi antichi poteva essere utilizzata la canapa come filati vegetali. I filati moderni invece possono essere di vari tipi, possono essere lo Spectran, il Kevlar, il Fast Flight, il Dacron. In questo caso ci occuperemo del Dacron perché è quello più utilizzato sugli archi storici. La differenza sostanziale con il lino è che ogni filo non è ritorto come nel caso del filato naturale e l'indice di carico è di circa 50 libbre per filo invece di 25. Bene, capito il tipo di filati che andremo a utilizzare, vi voglio mostrare la prova effettiva come verrà fatta. Per questa prova utilizzeremo una freccia che dal punto di incocco fino alla base della punta è lunga 30 pollici, approssimativamente 78 centimetri. Ogni volta che io eseguirò la trazione andrò a toccare con la mia mano la base della punta per avere un allungo sempre uguale. E utilizzeremo entrambe le fibre, sia il filato naturale sia il filato in Dacron. L'arco utilizzato sarà il mio arco personale da circa 56 libbre a 30 pollici di allungo. All'inizio lo proverò con il filato antico, quindi il lino naturale, intrecciato con metodo fiammingo e con il loop finale con legatura Savoia, quindi con un nodo Savoia. La prova verrà eseguita tirando 4 volte la freccia, 2 volte con la maniera mediterranea, quindi utilizzando 3 dita, e 2 volte utilizzando l'anello per il pollice. Adesso proviamo il Dacron, il filato sintetico. Ecco qua, la prima cosa che ho notato dopo l'utilizzo del Dacron e del lino è stato un leggerissimo allungamento della stringa in Dacron perché non era stato fatto un allungamento precedente per stabilizzare la corda, ma è stato veramente minimo. Se prima riusciva a toccare a malapena il pollice, in questo caso qui invece riesce a sfiorare quasi il bordo dell'unghia. Mentre per la corda in lino, che era stata preventivamente allungata, non c'è stato questo tipo di allungamento. Benissimo, ad arco scordato posso trarre le mie conclusioni, ovviamente soggettive. Bisognerebbe avere un rilevamento meccanico, ma come ho detto all'inizio del video, verrà messo nel momento in cui riusciremo ad andare al campo. Ho notato che il Dacron, nonostante abbia delle prestazioni nettamente migliori, crea un effetto scalciante sull'arco proprio nel momento in cui la corda ritorna a posto. Il lino, nonostante la sensazione personale fosse quella di maggior durezza, nella fase di rilascio, quindi nel momento in cui la corda è ritornata a posto e la freccia oramai è partita,
tende ad allungarsi leggermente in più e quindi ad avere un effetto scalciante nettamente minore. Ovviamente potete partire sia da un filato moderno sia da un filato storico. Rendetevi conto che in base ai vostri gusti, in base al vostro stile di tiro, un Dacron potrebbe fare di più al caso vostro. Mentre se volete tirare con quel sapore un po' più retro o essere un po' più fedeli alla storicità, allora il lino, la seta, il tendine e il cuoio potrebbero fare molto di più al caso vostro. Certo è, dovete saper calibrare bene la lunghezza della corda in base all'arco, saper bene la regola di costruzione di una corda e soprattutto saper anche gestire un arco storico. Detto questo, vi ringrazio per la collaborazione, vi ringrazio per la visione e ci vediamo alla prossima.